Il piccolo paese di San Benedetto, immerso tra le colline toscane, era conosciuto per la sua tranquillità e la bellezza naturale. Ma questa pace fu sconvolta da un mistero che nessuno avrebbe mai immaginato, un caso che avrebbe fatto tremare gli abitanti per anni. Era l'estate del 1987, quando Giulia Rossi, una ragazza di appena 18 anni, scomparve senza lasciare traccia. Era una giornata calda e soleggiata, il paese era in fermento per la festa patronale e Giulia era stata vista per l'ultima volta al mercato, chiacchierando con alcune amiche. Quando la madre di Giulia, Rosa, tornò a casa quella sera, si accorse subito che qualcosa non andava. La porta era aperta, ma non c'era traccia di sua figlia. Inizialmente pensò che Giulia fosse uscita con gli amici. Ma quando non tornò per cena, l'ansia cominciò a crescere. I minuti diventarono ore e Rosa, disperata, iniziò a chiamare i vicini, gli amici e infine la polizia. La ricerca cominciò immediatamente. San Benedetto era un paese piccolo, tutti conoscevano tutti e l'idea che qualcuno potesse essere scomparso era inconcepibile. Polizia e volontari perlustrarono i boschi circostanti, i campi, e persino il vicino lago di Lago Nero, ma di Giulia non c'era alcuna traccia. Le settimane passarono e la speranza di trovare Giulia viva si affievolirono. Le voci iniziarono a circolare. Alcuni dicevano che fosse scappata con un amante segreto, altri che fosse stata rapita da uno straniero di passaggio. La polizia interrogò tutti i sospetti possibili, ma ogni pista si rivelò un vicolo cieco. Poi, un giorno di ottobre, esattamente 3 mesi dopo la scomparsa di Giulia, un pescatore trovò qualcosa di orribile nel Lago Nero. Il corpo di Giulia era stato ritrovato, avvolto in un telo di plastica e legato con delle corde. La ragazza era stata brutalmente uccisa, con segni di strangolamento sul collo e diversi lividi su tutto il corpo. Il piccolo paese fu travolto dall'orrore e dallo shock. L'indagine si intensificò. Gli inquirenti si concentrarono sui pochi dettagli che avevano. Giulia era stata vista per l'ultima volta con un giovane del posto, un certo Marco Bianchi, un ragazzo taciturno che lavorava come meccanico. Marco fu subito arrestato, ma continuava a dichiararsi innocente. Nonostante avesse un alibi per il giorno della scomparsa, la polizia sospettava che potesse avere qualche legame con il crimine. I mesi passavano e il caso sembrava destinato a rimanere irrisolto, finché non emerse una nuova prova, una lettera anonima recapitata alla polizia. Nella lettera, l'autore confessava di essere il colpevole dell'omicidio, descrivendo dettagli che solo l'assassino avrebbe potuto conoscere. Tuttavia, la lettera non forniva un nome, ma descriveva una scena agghiacciante. L'assassino aveva incontrato Giulia per caso al mercato, l'aveva seguita fino al lago e lì, in preda a un raptus di follia, l'aveva uccisa. Nonostante la confessione, la polizia non riuscì a identificare il colpevole. Le indagini continuarono, ma senza risultati concreti. Marco Bianchi fu rilasciato per mancanza di prove, ma la sua vita fu segnata per sempre dall'infamia. I sospetti continuarono a cadere su di lui, nonostante la mancanza di prove. Passarono gli anni e il caso di Giulia Rossi rimase un mistero irrisolto. La madre Rosa non si riprese mai dalla perdita, trascorrendo il resto della sua vita nel dolore e nella solitudine. Il paese di San Benedetto fu per sempre segnato da quel tragico evento e la storia di Giulia divenne una leggenda oscura, raccontata di generazione in generazione. Ma il vero colpevole non fu mai scoperto, solo il Lago Nero, testimone silenzioso di quel crimine orribile, conosceva la verità. Una verità che sarebbe rimasta sepolta per sempre nelle sue acque profonde e oscure. Passarono 30 anni dalla morte di Giulia Rossi, ma il ricordo di quel tragico evento continuava a tormentare gli abitanti di San Benedetto. Il tempo non aveva cancellato la paura, ne aveva alleviato il dolore di coloro che l'avevano conosciuta. Il caso irrisolto divenne una ferita aperta,
un mistero oscuro che tutti temevano di affrontare. Nel 2017 una nuova generazione si era ormai stabilita a San Benedetto. I giovani del paese non avevano vissuto direttamente l'orrore di quell'estate del 1987, ma conoscevano bene la storia. Era stata raccontata innumerevoli volte, spesso sussurrata a bassa voce nei bar o attorno ai fuochi estivi, con dettagli che si mescolavano alla fantasia e alla paura. Tra questi giovani c'era Alice Conti, una giornalista 27enne cresciuta nel vicino paese di Monteriggioni. Alice era sempre stata affascinata dai casi di cronaca nera e, nonostante le raccomandazioni della madre di stare lontana dal vecchio mistero, decise di investigare sulla morte di Giulia per scrivere un articolo di approfondimento. Ciò che iniziò come un semplice progetto giornalistico, però, si trasformò presto in un'ossessione personale. Alice iniziò a scavare tra i vecchi documenti della polizia, a rileggere articoli giornali dell'epoca e a parlare con gli abitanti più anziani di San Benedetto. Durante le sue ricerche scoprì che Marco Bianchi, il principale sospettato di allora, viveva ancora in paese, ma conduceva una vita isolata, quasi da recluso. Nonostante fosse stato prosciolto da ogni accusa, il marchio di assassino lo aveva perseguitato, costringendolo a vivere ai margini della società. Decisa a scoprire la verità, Alice riuscì a ottenere un'intervista con Marco. L'uomo, ormai segnato dagli anni e dalla sofferenza, inizialmente fu reticente a parlare, ma poi, di fronte alla determinazione di Alice, iniziò a raccontare la sua versione dei fatti. Marco sosteneva di non aver mai toccato Giulia e che il giorno della sua scomparsa era stato al lavoro, come confermato da alcuni colleghi. Tuttavia c'era qualcosa che non aveva mai detto alla polizia. La notte prima della scomparsa di Giulia aveva visto un uomo aggirarsi nei pressi della casa dei Rossi, un uomo che non era del paese. Questa rivelazione fece scattare qualcosa nella mente di Alice. Decise di approfondire la pista dell'uomo sconosciuto, ma si scontrò con un muro di silenzio. Sembrava che nessuno, a parte Marco, avesse visto o volesse parlare di quello strano individuo. La situazione si fece più inquietante quando Alice iniziò a ricevere minacce anonime, lettere scritte a mano che le intimavano di smettere di indagare e di lasciare il passato sepolto. Ma Alice non si fermò. Le sue ricerche la portarono a scoprire un vecchio diario appartenente a un'amica di Giulia, Silvia Lombardi, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni. Nel diario, Silvia scriveva di aver visto Giulia parlare con un uomo molto più grande di lei, qualche giorno prima della scomparsa. Quest'uomo non era mai stato menzionato durante le indagini ufficiali e la descrizione corrispondeva vagamente a quella fornita da Marco. Alice rintracciò Silvia, che ora viveva a Firenze. La donna, inizialmente riluttante, alla fine rivelò un dettaglio sconvolgente. L'uomo con cui Giulia era stata vista era un certo Riccardo, un lontano cugino di Giulia, che aveva vissuto per un breve periodo a San Benedetto. Riccardo era un tipo misterioso e si diceva che fosse coinvolto in affari loschi. Poco dopo la scomparsa di Giulia, anche lui sparì dal paese e nessuno seppe più nulla di lui. Questa rivelazione cambiò tutto. Alice iniziò a seguire la pista di Riccardo, scoprendo che era stato arrestato anni prima per traffico di droga e che ora viveva sotto falso nome in una piccola città del sud Italia. Decise di incontrarlo, ma quando arrivò al suo indirizzo, scoprì che Riccardo era morto qualche mese prima in circostanze poco chiare. Sconvolta, Alice torna a San Benedetto, convinta che la morte di Riccardo fosse collegata al caso di Giulia. Ma proprio quando stava per arrendersi, ricevette una telefonata anonima. La voce all'altro capo del telefono, rauca e distorta, le disse che sapeva chi aveva ucciso Giulia e che le avrebbe rivelato tutto se fosse andata al Lago Nero quella notte.
Alice, spinta dalla curiosità e dal desiderio di verità, decise di andare. Il lago Nero, avvolto nella nebbia, era più sinistro che mai. Mentre si avvicinava alla riva, vide una figura emergere dall'oscurità. Era un uomo anziano, con i capelli grigi e il volto segnato dalle rughe. «Tu sei Alice?» disse l'uomo con un tono che tradiva una certa ansia. «Io sono quello che ha scritto la lettera, quella che hanno trovato 30 anni fa». Alice si bloccò. «Perché hai ucciso Giulia?» chiese, cercando di mantenere la calma. «Non sono stato io», rispose l'uomo. «Ma so chi l'ha fatto. Era Riccardo. Lui voleva che Giulia lo seguisse, ma lei ha rifiutato. Lui l'ha seguita fino al lago, ha perso la testa e l'ha uccisa. Io l'ho visto, ma ero troppo spaventato per dire qualcosa. Ho solo cercato di coprire tutto, di evitare che si scoprisse il suo nome». L'uomo si fermò, abbassando lo sguardo. «Riccardo ha vissuto con quel segreto per anni, finché non è morto, ma io non potevo più vivere con questa colpa». Alice sentì un brivido lungo la schiena. Finalmente la verità era emersa, ma a che prezzo? L'uomo davanti a lui aveva nascosto la verità per decenni, permettendo che un'intera comunità fosse devastata dal dubbio e dalla paura. L'indomani, Alice scrisse il suo articolo, raccontando la verità dietro la morte di Giulia Rossi. Ma anche se il mistero era stato risolto, il paese di San Benedetto rimase per sempre segnato. Le ferite del passato, anche quando svelate, non si chiudono mai del tutto. E l'ombra di quel tragico evento continuava a incombere su quella piccola comunità, ricordando a tutti che a volte i segreti più oscuri si nascondono nei luoghi più inaspettati.